Avvocato Sansone, io appunto a questo punto allargherei proprio il discorso, no, alla questione regolamentare, no, dei fondi di investimento alternativi. E le chiedo quali modifiche, stante appunto l'attuale legislazione, quali modifiche potrebbero essere introdotte per facilitarne la quotazione. Sì, sicuramente ci sono una serie di modifiche auspicabili per migliorare in generale il mercato e l'industria dei fondi di investimento alternativi in Italia. Alcune di queste iniziative, accennavamo prima, riguardano proprio l'allargamento della base di investitori. Ad oggi un fondo di investimento alternativo di tipo riservato, quindi un fondo che è più facile nel processo anche di costituzione, in quanto non richiede un'autorizzazione della Banca d'Italia, può essere sottoscritta da investitori professionali, MiFID, quindi investitori istituzionali o high net worth individual con importanti patrimoni, oppure da investitori che sottoscrivono almeno 500 milioni come ticket minimo. Ovviamente questo ticket minimo è particolarmente elevato, anche se lo rapportiamo ad altre esperienze, come per esempio al mercato lussemburghese, in cui vi è una classe specifica di investitori, cosiddetti well-informed investor, che possono sottoscrivere, anche se non sono investitori professionali MiFID, dei ticket più bassi, intorno ai 125 mila euro. Ecco, questo tipo di intervento è molto semplice da realizzare anche in Italia, in quanto comporterebbe la modifica di un decreto ministeriale, il DM30-2015, così da introdurre, diciamo, la possibilità per investitori anche non professionali, ma che magari acquistano il fondo di investimento alternativo in un regime di consulenza o di gestione, quindi consulenza evoluta. Quindi l'intermediario che colloca il prodotto di fatto offre tutti gli strumenti per comprendere appieno la rischiosità e le opportunità dell'investimento in termini di rendimento. Quindi questa è una prima modifica su cui stiamo discutendo anche in ambito associativo con l'IPB e che è stata già portata all'attenzione di Consob e Banca Italia, e c'è sicuramente un clima favorevole nei confronti di una misura in questo senso. Un secondo aspetto, altrettanto importante, riguarda la velocità e il tempo necessario per costituire fondi di investimento alternativi in Italia. Non è, diciamo, mis non facciamo mistero del fatto che spesso si scelga o si guardi anche a Lussemburgo, che sicuramente rappresenta un'importante piazza per i fondi di investimento alternativi, anche per la velocità con cui in Lussemburgo è possibile costituire dei fondi di investimento alternativo. La cosa strana è che ci muoviamo a parità di normativa europea sul cappello della direttiva AFMD, quindi a parità di normativa ci sono maggiori ostacoli se seguiamo la strada italiana rispetto alla strada lussemburghese. Questo in particolare è laddove si intende costituire un fondo cosiddetto sotto soglia, cioè un fondo che è inferiore a 500 milioni come masse gestite, quindi potremmo dire piccole e medie iniziative, mentre in Lussemburgo, per esempio, con la disciplina dei RAIF, in generale degli investimenti sotto soglia, è possibile costituirlo in un giorno, sull'assunto appunto che sia commercializzato nei confronti di investitori professionali. In Italia i tempi per una SICAV, anche eterogestita con Banca Italia, sono particolarmente lunghi, quindi arrivano appunto sui 60-90 giorni, salvo appunto interruzioni in relazione al caso specifico. Quindi sicuramente c'è un ambito di intervento sulle cosiddette SICAV eterogestite, cioè laddove la necessità è quella di costituire un fondo di investimento riservato a investitori professionali che è gestito da un SGR che ha già tutte le autorizzazioni, mentre in Lussemburgo questo può essere fatto in un giorno. In Italia c'è comunque un processo autorizzativo che nella sostanza è una contraddizione rispetto al nostro stesso ordinamento, perché se voglio fare lo stesso fondo cosiddetto contrattuale, quindi senza la SICAF, la forma societaria, lo posso fare senza autorizzazione Banca d'Italia. Se scelgo la forma societaria, quindi la SICAP, ho necessità di fare un procedimento di autorizzazione, ripeto, sempre nel mondo eterogestito. E Che poi questo, serve appunto anche in ottica di quotazione, chiaramente. esattamente, questo in ottica di quotazione rappresenta in parte un ostacolo, in quanto si predilige appunto lo strumento societario per le iniziative come quella di NB rispetto alla forma contrattuale, che è quella tipica dei fondi di investimento italiani. Ci si potrebbe spingere ancora un po' oltre e pensare a una disciplina dei sottosoglia ad hoc per i fondi di investimento quotati sul MIV. Questo proprio sull'assunto che, come dicevamo poc'anzi, le banche che accompagnano di fatto il gestore in quotazione offrono un ulteriore livello di tutela, in quanto diciamo, effettuano delle valutazioni, una due diligence vera e propria, ci mettono la faccia, tra virgolette, nell'iniziativa. Quindi questo potrebbe in qualche modo
spingere a ragionare su nuove forme, nuove iniziative che in qualche modo forniscano un fast track per quei fondi che vogliono andare in quotazione sul MIV e che comunque sono soggetti a un prospetto di quotazione che deve essere approvato da Consob. Ovviamente questo è un cantiere che in parte necessita di essere sviluppato, che presuppone anche un confronto con le autorità. C'è da dire che nella disciplina delle SIS, che sono società di investimento semplici dedicate in particolar modo al venture capital, c'è stata un'apertura a livello legislativo e poi anche da parte di Banca d'Italia nel favorire questi nuovi mini gestori, queste nuove mini SICAF con un focus specifico sul venture capital.